Finalmente un nuovo giocattolino a casa Virtual Play. Era un po' che lo aspettavo, devo essere sincero. Con tutto quello che sta accadendo in questo periodo, tra pandemia, scarsità di silicio, prezzi alle stelle di schede video, sta diventando tutto un problema in questo ambiente. Però ci sono riuscito e sono riuscito a accontentare anche due clienti. È una delle attrezzature che a me piace di più, è forse uno dei brand che amo di più per tantissimi motivi che poi andremo a vedere insieme successivamente, e sono contento una Pasqua. Vediamo che cosa c'è dentro però e che cos'è soprattutto. Già avevo iniziato un pochino ad aprirlo prima che non ce la facevo. Ta-dan! Il marchio già ci dice qualche cosa, però vediamo un pochino. Capovolgiamo. Non esce. Eccolo qua. Il mio nuovo Valve Index. Miei nuovi Valve Index. Per poco tempo, però mi ci divertirò. Come ho detto prima, forse uno dei visori che amo di più, perché anche se non è un visore di fascia ultra pro come definito da molti, in quanto non è un Vive Pro, quindi definito proprio professionale, non è un Pimax perché non ha quella risoluzione, quel FOV tanto acclamato, per me rimane uno dei prodotti migliori sul mercato in questo momento, che ha miglior rapporto qualità prezzo, è un prodotto che è aperto, secondo me come prestazioni è uno dei migliori al momento in commercio. Vediamo cosa c'è dentro. Chiaramente ho preso il kit completo con le base station, il visore e i controller tanto acclamati. Oh, eccolo qua, addirittura il doppio fondo. Che cosa c'è? Sono prima una scatoletta qui con le istruzioni, che secondo me ci farò ben poco, però ti fanno uscire anche la pezzetta per pulirli. le base station, i famosi index controller, dicono che sono veramente fluidi e quasi perfetti, diciamo quasi quanto l'Oculus, che sono molto famosi proprio per questo motivo, che sono molto precisi. Secondo me però questi qui saranno anche un punto in avanti. Il nostro visore bello con la spugnetta, altro in tessuto, altro che il nostro famoso Oculus, che rispetto a qualità prezzo non ha eguali in fascia economica. Finalmente uno snodo per poterlo usare anche con i miei occhiali senza andare lì e ammazzarsi. Questo penso che l'abbiano copiato all'HTC Vive. E poi abbiamo il secondo piano, dove penso ci sia tutta la gavetteria. E infatti, ah, che bello, le base per le base station. Abbiamo i cavi, questi sono i cavi delle base station. Addirittura ci danno anche il connettore da poter scegliere se siamo in America e a noi non ci interessa. Il cavo di alimentazione per le base station penso sia abbastanza lungo, perché sì, finalmente non come l'HTC Vive 1,5 metri di cavo, ma qui ce ne saranno almeno 5 o 6. Poi il cavo di alimentazione, sì, cavo di alimentazione del visore, che va collegato perché occupa un DisplayPort, una porta USB 3.0 e un'alimentazione. Ed ecco qui l'alimentatore con un po' di cavo.
cavo è abbastanza lungo, poi magari lo srotoliamo e vediamo quanto è lungo con precisione, dovrebbe essere circa 3,5 metri/4. Cavo di alimentazione per la ricarica della batteria e l'accetto per i nostri, per le nostre cloche. Vabbè, non tiro fuori tutto, vedo che però ci hanno dato anche questo. Dovrebbe essere una coppietta di protezione per la nuca. Eccola qua, sì, è proprio lei. Secondo me farlo utilizzare anche a bambini, un po', bambini sì, o chi ha la testa un po' più piccolina, perché effettivamente rispetto all'Oculus ha un grado di apertura più piccolino, più sì, ristretto, e quando è tutto chiuso è abbastanza largo. Per me va bene, ma secondo me se vogliamo farlo indossare a un ragazzino inizia ad avere qualche problema. Ecco perché hanno, si sono inventati questa specie di cuffietta da mettere dietro. Ok, prima di metterlo a posto magari lo proviamo, sono curiosissimo di metterlo in funzione, però proviamolo un secondo, vediamo come si indossa e se effettivamente è ciò che penso, molto più comodo rispetto all'Oculus o altri visori. Vi ripeto, già che questa cosa che si inclina a 90 gradi mi fa impazzire. Effettivamente è molto molto più comodo, ha un'ergonomia pazzesca rispetto all'Oculus, è molto più leggero rispetto all'HTC Vive, è sempre molto 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 più leggero. Ecco, l'unica cosa che magari ha di differenza rispetto agli altri visori è che ha le cuffie che sono molto esterne, e questa è una cosa che un pochino potrebbe peccare, però lo vedremo nel momento in cui lo ascoltiamo. Io in realtà l'ho già provato in passato, questa differenza di spazio che si crea tra le cuffie può dare fastidio perché senti un pochino di rumori di sottofondo, ma sono molto potenti le cuffiette, quindi compensano in questo modo. Però sotto tutto il resto è uno spettacolo, ragazzi, lo vado a provare subito. Se venite con me la prossima volta ve lo farò vedere in funzione, magari addirittura su di un cap VR. E quindi ragazzi, seguitemi e se vi è piaciuto il video mettetemi un like. Ciao.